chiunque sente dire, beh, io devo andare a Isieli, dove ci sta la discarica, non vado. Dove non viene più visto come un luogo bello, stupendo, come lo hanno vissuto le nostre mamme, le nostre nonne, quando ci portavano da bambini a fare le scampagnate a Isieli. Adesso non lo si fa più, perché ormai lo si associa come un qualcosa di degradato. Una valle come questa che dovrebbe pullulare di visitatori, invece gli unici visitatori che si vedono sono i raccoglitori di asparagi, rari per la verità, noi che siamo studiosi dell'ambiente e qualche pecoraio. Non ha senso, veramente è come rinunciare a una ricchezza. Sto laureando in scienze ecologiche ed educazione ambientale, una tesi sperimentale sulla proposta di istituzione per l'appunto del Parco dei Sieli, che comprende sia il territorio di Motta che di Mister Bianco. Quest'idea è nata per cercare di valorizzare un po' quest'area che è abbandonata a se stessa purtroppo. Con l'aiuto comunque del professore Sperlinga, che è interessato da anni a quest'area, abbiamo pensato di studiarla più approfonditamente e quindi proporre delle proposte utili, pratiche, da mettere subito in pratica appunto per l'istituzione di questo parco. Dal punto di vista naturalistico è un'area molto ricca di diverse specie, sia animali sia vegetali. Come stiamo studiando, ci sono molte piante che non troviamo in tutto il territorio etneo, proprio perché qui ci siamo a confine tra quello che è il suolo sedimentario e quello che invece è tutta l'area classica etnea di vulcaniti. Si può sfruttare quest'area in diversi modi dal punto di vista turistico, a patto che comunque l'area venga bonificata, a patto che non ci sia questa espansione della discarica. Da vivere con dei forti dubbi così vicino a una discarica di queste dimensioni, così vicino soprattutto al nostro territorio, non lo so, è indescrivibile, anche perché mi chiedo come si fa, dopo tantissimi anni, con tutte le realtà che si sono venute a sapere, con tutte le indagini e quant'altro, avere ancora questo tipo di realtà che è consciamente illegale e sarà ancora presente nel nostro territorio. Questo stato di fatto lo abbiamo già denunciato tantissime volte nelle nostre manifestazioni, negli incontri che abbiamo avuto all'ARSA e quant'altro. Adesso la magistratura ne ha preso atto, però ancora un risultato vero e proprio lo stiamo aspettando. La questione di scarica è sempre allo stesso punto, ovvero c'è un sistema intriso, diciamo, di corruzione, di illegalità, di illegittimità che continua a esistere nonostante nella propria natura lo stesso sistema è malato, diciamo. Quindi abbiamo la sussistenza di un ecomostro illegittimo su tutti i punti di vista, che arreca danni all'ambiente, danni probabili alla salute e danni sociali sotto ogni punto di vista, soprattutto dal punto di vista, diciamo, della corruzione, così come testimoniato dall'inchiesta Terra Mia. E nonostante tutto la regione siciliana continua a dare proroghe e continua a far scaricare la maggior parte dei comuni della Sicilia orientale in questo sito. La manifestazione di sabato si svolgerà in un luogo in cui avremo, diciamo, guardando proprio i Sieli, sulla sinistra l'Etna e sulla destra il castello di Motta, che appunto rappresenta il territorio, e di fronte avremo i Sieli divisi a metà tra natura, e quindi la bellezza che questo paesaggio ci offre tutti i giorni, e invece la discarica, quindi il luogo invece degli orrori.